Io comunque ho, sono le, come si chiama, le tegole. Ciao! Ciao a tutti, voi non sapete quanto, quanto sia indescrivibile, senza parole, poter tornare a lavorare, a fare le nostre cose, a fare musica, a incontrarvi. E veramente, dopo tutti questi, questo tempo sospeso e sospettoso, tra l'altro. Io devo ringraziarvi per aver avuto questa pazienza, c'è gente che aspetta da due, anche da più, da tre anni, quindi ragazzi. Premio fedeltà, a buon rendere, come si dice, dalle mie parti. Nel frattempo, questi due anni che, dove abbiamo rimandato per due volte il tour mondiale di 150 concerti, l'abbiamo dovuto rischedulare due volte. Infatti dovevamo partire dalla Nuova Zelanda e finire a Verona, invece adesso è tutto l'incontrario. Il mondo va all'incontrario, questo lo sapete, quindi partiamo da qua e finiamo nel 2023 in Nuova Zelanda. In ogni caso, in questi due anni, per ammazzare il tempo, ho fatto due album. Uno è Doc, che è uscito due anni fa, e un altro è uscito a dicembre di quest'anno, si chiama Discover, che è un album di cover, di canzoni che avrei voluto scrivere io, e ho fatto una scelta tra 500 brani da quando ho cominciato a suonare a 13 anni, nessuno lo sa ma suonavo il sassofono tenore. Bravo. Poi pensa che no, suonavo il sassofono tenore non perché mi piacesse il sassofono, perché pur di entrare in una band, se mi dicevano no, noi il batterista ce l'abbiamo già, sai suonare un po' la chitarra, sì ma ce l'abbiamo già, a noi manca un sassofono tenore. Io in una settimana imparavo, insomma, la scala, l'essenziale, il minimo, e mi presentavo alle audizioni pur di entrare in una band, capito? Quindi ho suonato un po' di quasi tutti gli strumenti, male, ma insomma, pur di entrare in una band. Poi un giorno il cantante Pippo, quello lì, Pippo che cazzo fa, ha litigato con la fidanzata e non si è presentato alla serata, e per salvare la serata e l'onore, la fame fa fare anche queste cose qua, mi ha detto, oh, chi è che, cazzo, come facciamo qua? Chi è che si ricorda le canzoni da cantare? Come facciamo? Gli ho detto, guarda, io avevo 16 anni, se vuoi, io le canzoni me le ricordo, le parole me le ricordo, ma se canto non posso suonare il sax. Dimenticati il sax, qui dobbiamo salvare la serata. Da quel momento lì sono diventato il cantante. Comunque, ve la faccio breve. Quindi in questo Discover ci sono dei brani, poi in italiano, poi in inglese, fatti a modo mio, come li sento io, sperando di non aver rovinato gli originali. E adesso uno di questi ve lo faccio sentire, sono sicuro che ve lo ricorderete. Vamos! Un fiore
o a casa di mio fratello, non ricordo più. E se hai visto su dal cielo, ci hai trovato e piano sei venuta giù, un passaggio da gabbiano, ti ha posata su uno scoglio delle rive. Che pensavo era maggio, c'era caldo, noi sulla spiaggia vuota ad aspettare. Tu che mi dicevi guarda su quel gabbiano, stammi vicino, tienimi la mano. Fabio Troncato che ha scritto questa bellissima canzone, che non è per niente patetica, è una poesia, così come è una poesia quella che vi faccio ascoltare adesso, semplice, un po' dissacrante, ma è sempre poesia. L'ho sentita per la prima volta in un film di Tarantino, che è uno dei miei artisti, se no, registi preferiti. Secondo me ve la ricordate, però non vi dico il titolo. Vai! No, I wanna fall in love.
with you. Somebody like